Come puro sangue all'ultima prova del campionato, le vetture più veloci d'Europa. Il Gran Premio di Monza chiude la stagione automobilistica, darà l'ultimo responso sul duello tra i motori italiani e quelli inglesi. Ecco il numero 18, la primula rossa della gara, la Vanwall di Stirling Moss. La vettura inglese, ultima arrivata in campo nazionale, ha assunto il ruolo della protagonista a suon di primati. Nelle prove un suo sconosciuto pilota, Evans, ha girato a 202 all'ora. Ai box i momenti cruciali. Si ferma Moss a rifornirsi d'olio, si ferma il 6 Berà, la cui Maserati 12 cilindri ha bruciato il radiatore. Ripartirà soltanto l'inglese, prima ancora che Fangio, suo ostinato rivale, abbia potuto superarlo. Decisivo il mezzo migliore, ed è la Vanwall. Il pilota migliore stavolta mangia la polvere. Su un circuito veloce quale Monza, lo spunto della Vanwall è troppo superiore. Inutile sperare, soprattutto inutile rischiare. Ormai è finita. Moss ha chiuso la sua galoppata a 193 di media. Per Fangio il titolo mondiale, ma la nuova vittoria di Moss è una severa sterzata all'automobilismo italiano. Riprende il